Siamo collegati in diretta, sono molto arrabbiato per non dire qualche altra cosa, perché quello che sta avvenendo è veramente vergognoso. Questo dà l'idea agli amici italiani in Italia e all'estero cosa significa fare il parlamentare. Una cosa indegna che bisogna ricordare a tutti quelli che ci seguono. Indegna perché gli italiani non meritano tutto questo. Gli italiani, le persone per bene non meritano tutto questo. E chi ci sta seguendo in questo momento dovrebbe far diventare virale questo video, perché questa gente, questi cinque parlamentari, come possiamo definirli? I cinque parlamentari, come possiamo definirli? Miserabili, e miserabili poco, morti di fame poco. A cattoni e poco, mangiatari, possiamo dire che cosa? Mercenari, possiamo dire che questi cinque parlamentari sono dei mercenari, no? Perché o possiamo dire avvoltoi, o possiamo dire truffaldini, possiamo dire senza dignità, senza morale, questi morti di fame di politici. 12.439 è lo stipendio di questi cinque parlamentari, tre leghisti, uno di 5 Stelle, uno di Viva l'Italia, Renziani, Salvini, Chini, Di Maio. È una vergogna, si devono dimettere subito questi farabutti, questi disonesti della politica, e questi che portano all'infamità la politica, perché questa gente dovrebbe dimettersi subito, non hanno alternative. Ah, ma dice c'è un conduttore, anche lui peggio degli altri. Ma pensate che c'è gente che non riesce a mettere insieme il pranzo e la cena, questi dopo 12.439 euro netti al mese, mi viene in mente quei notai che chiedevano i 600 euro al mese con la ricchezza che hanno. È veramente inammissibile una cosa del genere per chi ci segue in questo momento. Vergogna, dimissioni subito per quanto riguarda questi parlamentari italiani. Il Parlamento, ecco, questa è la politica, destra e sinistra, opposizione, maggioranza, questi non hanno idea che cosa significa difendere il popolo, difendere la buona gente, difendere chi ha diritto a qualcosa. Questa gente deve andare a casa immediatamente, deve diventare virale, perché questa gente è ignobile, sono dei disonesti della politica, perché uno che pensa di prendersi 600 euro, perché praticamente questa gente, leggevo prima una cosa, dice, cosa hanno fatto? I cinque hanno chiesto all'INPS il buono di 600 euro, che poi è stato portato, elevato a 1000 euro. Ma perché elevato a 1000 euro? Perché è previsto dei decreti Cura Italia e il rilancio per sostenere il reddito degli autonomi e le partite IVA. Di chi sta male? Di chi sta male? Chi ha chiuso le imprese in Italia? Non si può accettare che questi disonesti della politica, questa gentaglia, si deve dimettere subito e avere una cosa sicura, quella di avere subito i nomi e i cognomi, identificare questi cinque. Sappiamo che sono cinque, ce ne sono altri. Avremo sicuramente motivo di discutere dopo anche in diretta, in trasmissione su Canale TV, Canale 15. Mi raccomando, cliccate, denunciate, perché manca ormai l'indignazione, perché gli italiani non si indignano più, perché si sono abituati a tutto. Io dico che c'è un popolo che al 50% preferisce stare così, vedere, vivere la giornata, perché può darsi si arrancia con qualche raccomandazione o posto di lavoro, ma c'è quel 50% che è gente per bene, onesta, che non può stare zitta. Svegliate le vostre coscienze, rompete le catene, disgraziati che non siete altro, ai cinque parlamentari, a casa!